Se durante la partita si abbassano i calzerotti e non avete i palestinti, dovete obbligatoriamente uscire. Rientrate solo se avete i palestinti. Ci stanno domani. Dai ragazzi, tutti i calzerotti in più! Urra! 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 Dai, le immagini dallo spogliatoio, quelle in campo per la sfida tra Trilem Casavatore e Cus Caserta, con gli ospiti che devono fare a meno del tecnico Vintimiglia squalificato. In tribuna subito questa splendida iniziativa, il gran gol di Mascolo che sblocca il punteggio al secondo minuto a favore dei ragazzi di Carlo Florio. Ci riprova nuovamente la Trilem con la conclusione in mancina di De Luca, non ci arriva di un nulla Mascolo, altra chance per la Trilem che vi avvicina al gol anche con D'Addio, straordinaria risposta di Palumbo tra i pali, reagisce il Cus Caserta, ma attenzione ancora la conclusione in mancina di D'Addio che va a stamparsi sul palo, il lancio di Palumbo, attenzione la palla deviata all'estremo difensore Finizio, poi la tapin vincente di Giordano che al quinto minuto ristabilisce la parità 1-1. De Luca, la palla in avanti, l'imbucata, si gira D'Argenzio, esce con il corpo Palumbo ad opporsi ancora De Luca, l'1-2 con D'Argenzio, bravissimo ancora l'estremo difensore casertano a negare il gol, qui la parata di Finizio che sostituisce Fabiano tra i pali, poi di nuovo il tentativo di Mascolo, la doppia finta, poi non riesce a trovare le coordinate giuste per calciare in porta De Luca, la palla dentro ancora l'1-2 con D'Argenzio e sempre la risposta di Palumbo, il Cus Caserta qui rischia, D'Argenzio viene anticipato da Palumbo in uscita regolare, il suo intervento di nuovo il tentativo della Trilem con Pezzella che va a timbrare la parte alta della traversa con questo splendido destro, poi il gol del Cus Caserta al 21esimo con Altieri, ancora il Cus Caserta in avanti e arriva la terza rete un minuto dopo con Giordano al 22esimo, 1-2 micidiale per gli ospiti, non ci sta la Trilem, prova con Pezzella ancora a venire in avanti, splendido l'assist per Mascolo che realizza al 24esimo la rete del 2-3, ancora il tentativo del Cus Caserta e arriva il 2-4 con Altieri al 27esimo minuto di gioco, De Luca dalla distanza va a lambire il palo, sempre occasioni tantissime in questa partita, l'autogol di Salazillo al 30esimo minuto che manda le due squadre all'intervallo, con le immagini siamo nella ripresa, subito il tentativo della formazione ospite, ancora ci prova e c'è il gol al 32esimo di Altieri con questa puntata dalla distanza, nuovamente il tentativo con la parata di Finizio, reagisce la Trilem D'Argenzio, il tocco per De Luca, forse c'è una deviazione ma arriva il gol al 37esimo per l'ex giocatore del Napoli, poi ancora il tentativo dalla distanza di De Luca, insiste la Trilem con Mascolo, la finta, la palla dentro, la parata e poi D'Argenzio va a divorarsi una rete da un metro sull'altra sponda, attenzione al fallo di Finizio, calcio di rigore per il direttore di gara trasformato da Altieri al 42esimo minuto di gioco e poi il Cus Caserta chiude la partita nel finale con la Trilem che non riesce a realizzare neanche in questa circostanza De Luca, la grande parata di Palumbo, arriva alla rete di Giordano al 52esimo, quella di D'Addio al 54esimo, non c'è il tempo per recuperare, il 5-8 finale è fissato da Altieri al 65esimo minuto di gioco, dopo ancora un paio di occasioni per parte, la rabbia di Florio con D'Argenzio, litigano i due in campo, questo è il gol del 5-8 di Altieri con il Cus Caserta che fa un'importante vittoria, momento no, ancora una volta per la Trilem.